è proprio c'entra benissimo con. Non c'è scritto libertà, tempi liberi, libertà. È esattamente quello il punto. È spaventoso che l'influencer abbia il potere di cambiare le opinioni. Cioè, lei vorrebbe che io avessi la possibilità, vorreste dare a me la responsabilità di mandare dei messaggi che cambiano centinaia di migliaia di ragazzini, messaggi in cui credo io non lo farei. Cioè, perché magari ho una visione veramente folle del mondo, che un po' è così. Scusi, però guardi che anche senza volerlo lo fa. In un certo senso sì, dipende da quello che poi fa il personaggio, cioè nel mio caso io faccio l'intrattenimento. L'intrattenimento mi nascondo dietro all'ironia, quindi diciamo che me ne lavo le mani in alcuni casi, faccio una cosa, un video simpatico e posso dire, poi posso metterci dei messaggi, assolutamente lo faccio, ma il fine non è portare avanti la mia idea di mondo perfetto, più o meno, nel senso che il video è fatto da me, secondo il mio gusto, e diciamo che proietto, sì, la mia idea, il mio mondo nel video, però è pericoloso che si chieda a chi ha una grande visibilità di mandare il proprio messaggio. E più che altro, oppure di sapere, di impedirgli anche di mandare un certo messaggio. A proposito di libertà, cioè come si può influenzare l'influencer, come si può fargli dire la cosa giusta, quello. No, ma l'influenzato mantiene la sua libertà di valutare il messaggio che riceve, no? Ed è chiaro, mi sembra. Ne vado fierissimo, si chiama il luismo, è il mio Si movimento. chiama, scusa? Il luismo. Il È un movimento po' luista, un po' autoreferenziale, sì, no, allora sono interessanti i punti Quindi dell'umanismo. il Io li messaggio so. effettivamente lo lascio. È vero. Sì. Al primo punto c'è voler bene alla mamma. Voler bene alla mamma. Secondo. Quest'entità che è, nel senso. C'è il messaggio, eh? Il primo. No, non è un No, messaggio, ci allora. sono dieci Una sorta di dettagli. vademecum, Sì. giusto? Al primo punto di questo luismo, che è una Mamma è la filosofia di priorità vita. del luista. Il luista È un è un amore. esatto, sì, sempre Allora, là stiamo. luista amore. Finalmente è stato svelato. Poi ci sono altre, ha senso dell'umorismo, si prende cura del proprio corpo e tutta una Eh serie di. no, te ne stai dimenticando una bella, Oddio. che è, cioè, secondo me ha senso in questo discorso che stiamo facendo, non ci sono problemi, ma ci sono soluzioni, giusto? Sì. Allora raccontacela perché è un bel...